Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Lies of P. Allora ragazzi, questa mia seconda run, come vi ho detto nello scorso episodio, la dedicheremo alle chiavi della Trinità e al secondo finale che poi porterò nella playlist principale quando arriverò al boss finale. Allora, una volta che avrete sbloccato qui il quartiere Malum, ok, che qui avete il gatto e la volpe che vi daranno supporto per un breve lasso di tempo, avremo la possibilità di raccogliere la seconda chiave della Trinità e poi vi mostrerò dove utilizzarla. Allora, questo è il giro, ok, qua ho già fatto fuori praticamente tutti, ok, insieme al gatto e alla volpe. Fate attenzione qui che sono ben nascosti. Lei è tostarella, ok, già ve lo dico, è tosta questa. Per poi qui loro chiederanno una pausa o comunque vi lasceranno di nuovo da soli. Se siete ovviamente abbastanza livellati o comunque ve la cavate con i souls, potete anche fare tutto il tragitto da soli, eh. Io ho voluto farmi aiutare da loro per velocizzare la roba. Per poi qui potete ammazzare una cadendogli letteralmente in testa. Infatti il suo cadavere è bello che è sparito. Per poi qui avete un nemico tosto, che è quello laggiù che vedete a terra, e qui in alto avete quegli schifi che trovate anche alla chiesa di San Frangelico, di cui uno è questo, che vi lanciano le bombe acide, le bombe cose. Allora, quella è una shortcut che ho sbloccato, ma non vi fanno, voi quando arrivate qua è bloccata ovviamente quella porta. Qui c'è uno scrigno con non mi ricordo che cosa che vi conviene prendere, e sopra di lì, adesso vi mostro, andate qua sopra per poter uccidere quelli appunto in alto. Sbloccherete un'arma da questo scrigno qui. Allora, ah no, lì dentro in quello scrigno sotto trovate del quarzo, se non erro. Qui droppate quest'arma e adesso vi mostro. Questa qua. Ok, droppate questa e dal tizio sotto tostarello che vi dicevo droppate appunto l'amuleto della pazienza, di cui io adesso qui ne ho due perché sono alla seconda run, ma non me ne faccio niente di questi amuleti, a meno che non siano versioni potenziate del medesimo amuleto, sinceramente non me ne faccio niente. La seconda chiave la otteniamo praticamente andando qua dietro. Era col gusto quello che non l'avevo raccolto. Entrando di qua, occhio che questo primo qui vi attaccherà subito, lei vi piomberà dall'alto, ok? Quindi state attenti, perché vi cadrà in testa letteralmente da quel buco là sopra. Voi salite e abbiamo qui il nostro bel telefono. Once I've gotten old, what am I?
Ovviamente la risposta è candela. That's right. Did you cheat? Are you cheating? Better not be cheating. You're irritatingly good at this. Or am I? No, impossible. I am the king of riddles and you are just, well, you. No offense. You're either very lucky, improbably bright, or more likely, you're cheating. But I would never level such an accusation in a culture where dueling is still an acceptable method of solving disputes. I'm the king of riddles, not the king of swordplay. You know, I wonder, perhaps it's your connection to Candle. Because the answer is, right, God, you get it, but you're not feeling violent. Huh, even better. It's as good a time as any to grant you this boon. Now, take your new key and say, give me some room. I can tell you're enjoying these times that we spar. I take leave of you now, but don't go too far. Ok, allora, ora, sfruttiamo la nostra shortcut, torniamo all'inizio, perché non è qui che dobbiamo andare avanti, ma dobbiamo tornare un momento indietro per poter utilizzare questa nostra seconda chiave della Trinità. Ovviamente io farò un taglio. Farò il taglio per mostrarvi direttamente dov'è il nostro luogo di interesse. Ok, ottenuta la seconda chiave, regà, dobbiamo andare di qua e seguire questo percorso. Ovviamente questa parte sicuramente l'avrete già svolta, ok? Avete già fatto il tutto. Qui sembra una fase platforming, ma già sicuro che lì non vi dovrete buttare perché morite, già ve lo dico. E se avete visto la mia serie, sapete che ci sono caduto un po' di volte lì. Ok. E qui, come vedete, ho sbloccato tutto. Ma proprio tutto. Poi vi farò anche il video guida per questo posto. Allora, la seconda chiave, la seconda porta della Trinità. Altri non è che... Ma dov'era? Ma perché sono morto? Ma non stavo salendo sul coso? Epic fail nel video, ragazzi. No, vabbè, lì non mi aspettavo che mancasse la piattaforma. Speravo di cadere proprio sopra la piattaforma. C'ero proprio abituato a far così. Vabbè, allora adesso andiamo a riprenderci la nostra roba. Allora, la seconda chiave, raga, non è molto complicata da prendere. Anzi, se fate il giro che faccio io e se avete sbloccato tutte le shortcut di questa parte di mappa, di certo vi faciliterete il giro. Ok. Perché dovrete tornare... Ah, qua c'è della roba anche nascosta, qua, ma l'ho già bella che presa. Allora dovrete arrivare qua. Ok. Nella parte odiosa.
E dovrete tornare parecchio indietro. Non di tantissimo, ma abbastanza. Così lo facciamo fuori così. Ecco qua. Voi non dovrete fare altro che arrivare qua dove c'è. La porticina quella. Questa qua, guardate. Oppala. Salite la scala. Ok, e vi ritroverete qua. Ovviamente state attenti alle palle elettriche perché vi fanno un male boia. Correte più che potete. E qua dietro, eccola qui, la seconda porta. E voilà, benvenuti, benvenuti. Qui c'è sempre la solita frase enigmatica. Non ci sono scarabocchi a sto giro. Ah no, sì. Ok, e qui avete la vostra ricompensa. Amuleto del gatto nero, abiti da caccia e la pietra lunare. Molto bene, ragazzi. Ed ecco qua. Amuleto da caccia del gatto nero. Eccolo qua. L'abbigliamento che abbiamo ottenuto. E questo. Molto bene, ragazzi. Direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao, belli.